uno sguardo al 2022, ma non solo, soprattutto uno sguardo rivolto ai giovani anche in agricoltura, quindi nuove opportunità fin da subito che riusciranno a essere messe in campo con la proroga del programma di sviluppo rurale, quindi opportunità per i giovani e poi la valorizzazione dei prodotti. Questa è la grande sfida per riuscire a dare maggior sostenibilità e elevare la qualità di vita degli operatori del settore. E poi un'attenzione al territorio, veniamo da un anno dopo aver riaccorpato le competenze, agricoltura e risorse naturali, un'attenzione al territorio che passa attraverso la sinergia tra ente, regione, enti locali, quindi comuni e i consorzi di miglioramento fondiario, realtà importante che vanno supportate e valorizzate.